Davide Breno Barola alla nuova sindaca di Mafie, Marina Tau, che è anche il vicepresidente dell'Associazione dei Piccoli Comuni Italiani. Sottolineo questo ruolo, perché i piccoli comuni da noi sono tanti, sono la stragrandissima maggioranza dei soci SMART, hanno risposto al nostro invito a partecipare attraverso la presenza della nuova sindaca di Mante. Peccato che i grandi comuni raccolti nell'ANCI non si siano neanche degnati di rispondere al nostro invito. Un'altra segnalazione ci dice quanto cammino ancora dobbiamo fare perché certe idee diventino un po' più patrimonio comune. Grazie Marina di essere qui, vi passo la parola, il ruolo dei comuni. Buongiorno a tutti e grazie per questo invito. Il comitato Acqua Pubblica ci ha chiamato e ha chiamato l'ANCI a presenziare qui oggi per portare la propria testimonianza. Io sono un sindaco di un piccolo paese di 27.000 metri quadrati, ma conto lo 0, periodico nei confronti di SMART, alla quale quando mi siedo in tavoli istituzionali ho pochissimo potere. Ed è questo quello che voglio fare qui oggi, quello di accentrare l'attenzione per quanto riguarda il potere che ha il sindaco su determinate materie che gli sono state portate via nella serie, nel tempo. Questa è la cosa più drammatica. L'acqua bene comune, l'abbiamo sentito prima, abbiamo sentito tutto quello che è stato detto nei confronti di questo tema che appartiene ai territori. La popolazione, la cittadinanza è sensibile a quello che è il tema dell'acqua. Qui le istituzioni poi hanno lasciato sindaci di questi piccoli territori da soli. Oggi noi ci ritroviamo a dover affrontare proprio questi temi di gestione dell'acqua, perché i temi che sono stati affrontati sicuramente sono importanti, ma la gestione dell'acqua, dell'acquedotto per i piccoli comuni è un qualche cosa che da soli era impossibile fare. Ecco, questo è il punto cardine su cui tutti i comuni sono caduti nel corso del tempo. Ci sono ancora delle piccole realtà all'interno della provincia di Torino che non hanno ceduto. E ben 3 comuni in questa mappatura sono bianchi, non sono delle mostre bianche, semplicemente sono dei territori che hanno deciso e hanno capito l'importanza dell'acqua e hanno detto no, io non ci sto, io non sto a questi criteri che mi vengono calati dall'alto e la gestione dell'acquedotto non me lo do. Lo seguo io, in prima persona. Questi comuni hanno avuto non pochi problemi. E non per ultimo, adesso, con una nuova autorità garante dell'ambiente, che si chiama ARERA. Dover poi andare al tavolo con l'ARERA sarà una bella sfida. L'AMCI è l'associazione dei piccoli comuni italiani che si contrappone a un'altra associazione che è l'ANCI, simili apparentemente. L'ANCI ha fatto le sue battaglie e fin da subito, quando sono nate le autorità d'ambito, ha capito che le autorità d'ambito erano delle scatole vuote che servivano solo e esclusivamente per fini politici, perché in questa mattinata quello che manca è la politica. E quelli che sono i riscontri di tipo politico non vengono sicuramente affidate all'autorità di garanzia,
che dovrebbero essere i garanti da tutti, per le istituzioni, per i lavoratori, per i territori, per la cittadinanza. Questo non avviene. Che cosa abbiamo fatto? Bene, la Presidente Miglio si è spesa in prima persona e attraverso i tavoli istituzionali ha portato le sue istanze che gli sono pervenute dai territori. Questo è il passaggio anche fondamentale, cioè quello di portare la voce del territorio nei tavoli. Che cosa abbiamo ottenuto? Che a gennaio 2019 uno degli emendamenti, ne abbiamo presentati tre, ma un solo emendamento è stato accettato e l'acqua, la gestione dell'acqua è comunale. Questo l'abbiamo ottenuto. Adesso bisognerà capire come, perché. Perché il comune, essendo soprattutto i piccoli, non avendo strutture, non avendo risorse, non avendo personale, tutta una serie di problematiche che hanno portato il piccolo comune ad essere agonizzante, di fatto ha fatto sì che la gestione fosse affidata ad un secondo soggetto, in questo caso ASMAT. ASMAT o altra società, non è detto che sia per forza ASMAT. È stata una scelta non proprio volontaria, ma obbligata, perché non c'era un'altra possibilità, perché per garantire i criteri minimi di acqua pubblica bisognava passare attraverso questa procedura. Oggi io credo che siamo nelle condizioni di poterlo fare attraverso tutte le istituzioni che sono andate nel tempo, ma bisogna essere uniti. SMAT sotto questo aspetto qualche riserva ce l'ha e dice: la mappatura di Torino è fatta da 315 comuni, la metà non si riconoscono in questo servizio. Questa è la vera novità. Quindi l'azione di AMCI sarà proprio quella di andare a individuare questi comuni e cercare in qualche modo di far capire loro che c'è un potere nelle mani dei piccoli comuni capace di cambiare l'aspetto a questa provincia e soprattutto la gestione delle acque pubbliche. Le modalità sono in fase di predisposizione, non credo sia questo il momento per dire quale strada sia migliore. Una cosa è certa: noi siamo stati abbagliati da una progettazione a livello territoriale dicendo SMAT ci aiuterà a fare i progetti, SMAT ci aiuterà a realizzare le infrastrutture, SMAT tante cose. Così non è stato. In questi ultimi 10 anni la ricaduta di queste progettazioni, la ricaduta di questi investimenti sul territorio è veramente minimale. Questa società ha fatto infrastrutture sovracomunali. Infatti il 29 di giugno andremo ad inaugurare una bellissima opera che è l'acquedotto di Valle, per quanto riguarda la Valsusa, orgogliosa di poter inaugurare questa nuova infrastruttura. Mi chiedo solo le acque dei relativi comuni che partecipano e che contribuiscono a questa infrastruttura, che ricadute ne avranno? È una bella domanda? Bene, io non ho una risposta. Ahimè, non ho risposte. Questa domanda la porrò alla nuova Unione Montana, che sta per nascere, la porrò ai tavoli istituzionali di grado superiore, la porterò in consiglio regionale dell'ANCI. E se non sarà sufficiente limitarsi al Piemonte, andrò avanti, fino ad arrivare a chi darà questa risposta.
Una cosa ve la posso dire a conclusione del mio intervento. Io so di non essere solo. Ho il mio territorio che mi appoggia, ho tutta una serie di istituzioni che troveranno sicuramente il modo per poterci aiutare. Ma qui deve intervenire però la politica. Grazie a tutti.